Buongiorno a tutti, sushini e sushini, sono tornata e stavolta non sono da sola, non per lei, ma per lui. Allora, sono sparita per un po' perché avevo scoperto questa notizia, quindi. Oddio, cosa qua? Quindi sono stata impegnata un po' per altri cavoli, tra visite, ecografie, eccetera. Ora che è tutto tranquillo, posso parlarvene, posso finalmente qua su YouTube, anche se ormai su Instagram, cioè ovunque veramente, su Instagram parlo solo del mio bambino ormai. Allora, in questo video vi racconto un po' com'è andata tutta la situazione, ci sarà anche una piccola parte di educazione sessuale, quindi saltatela se non volete, e poi in un prossimo video invece vi racconterò com'è la gravidanza, quanto fa schifo, tutti i vestitini che già abbiamo preso, perché vestitini ormai è pieno, mancano solo le cose, gli oggetti, tipo appunto la culla, quelle cose lì che sono nella lista nascita che ho fatto da Bimbo Store, che vi metto qua, se volete andare a curiosare a vedere. E a dirmi se manca qualcosa secondo voi, secondo me no, è perfetto, a posto. E allora, ho scoperto di essere incinta a gennaio, fine gennaio, che ero già incinta da un mese e mezzo più o meno, perché appunto avevo questi dolori, avevo i capelli che cominciavano a farmi male, la schiena è stato un segnale qua proprio, nel senso che andavo a fare i piatti, dopo due piatti che lavavo già avevo mal di schiena, qua c'è qualcosa che non va. Allora ho detto, volevo andare a fare dei raggi alla schiena per vedere che problema avessi, no? Però ho detto, prima però facciamo un test, che se sono incinta non posso fare i raggi. Quindi facciamo un test e vediamo. Mamma mia, ragazzi. Allora, era sabato mattina, il mio ragazzo è uscito per andare a lavorare. Io l'ho fatto da sola perché eravamo così sicuri che non fossi incinta, perché poi vi spiego anche perché. Eravamo così sicuri che. Ho detto, Massimo, vai, lo faccio da sola, chi se ne frega, tanto è negativo, è solo per togliermi il pallino. Fate conto, prendo il test, che è lui, metto in bagno, lo faccio, lo poggio, nel frattempo continuavo a fare la pipì. Di solito ci vogliono 5 minuti per vedere il risultato, no? Fate conto che io ancora stavo facendo la pipì, quindi ancora dovevo finire di fare tutta la pipì. E mi giro, ok, mi giro così sul bordino che ho. E vedo che già erano comparse due linee, ma proprio chiare, ed erano queste due lineette qua. Dico, cazzo, panico, panico, comincio a piangere, perché ero in pancia, cioè, non è come nei film, raga, che, oh mio Dio, che bello, sono incinta, non è così, il panico totale, soprattutto se non lo ci stavi cercando, comincio a piangere, aah, così non si capiva niente. Fate conto che, mentre ancora stavo pisciando, quindi tutto questo è durato 10 secondi in realtà, cioè, ci ho messo, cioè, proprio. Subito mi ha detto, sì, sei incinta, è inutile che. Cioè, lo sei. Vabbè, mi alzo dal gabinetto, ancora che stavo facendo la pipì, corro in camera, qua, per venire a prendere il telefonino per chiamare qualcuno, e stavo ancora piscendo! Cioè, raga, io ho pisciato per tutta la casa quella mattina perché ero in panico, e continuavo a piangere. Mi tiro sui pantaloni, prendo il telefono e chiamo la mamma. E lei, cosa? Perché era l'unica che era a casa, lei abita qua vicino a me. Il mio ragazzo ormai era andato, le mie amiche erano al lavoro. Ma cosa butta giù, corre di corsa, viene di qua, apre la porta di casa, io l'ho seduta ormai in bagno che piangevo. Cosa è successo? Come cosa è successo? Ti ho detto sono incinta. Lei così, in che senso? Tu ma sei incinta? Guarda! Così. E lei, ma no, Gemma, vedrai che magari ha sbagliato, perché comunque è un test che me l'aveva comprato lei, no? È un test che ho preso così, era quello in offerta, vedrai che non. È scaduto, ho detto, mamma, c'è scritto che scade nel 2021, come fa a essere scaduto? Così. Allora stai ferma qui, vado subito a comprarne un altro. Lei è scesa la sabato mattina, era a piedi, quindi ci ha messo un'ora e mezza a ritornare su, è andata a comprare il Clear Blue. Io in quell'ora ero così, in panico totale, così. Non sapevo cosa fare. Quindi comincio a chiamare tutte le mie amiche, anche se erano al lavoro, fortunatamente ancora c'era chi doveva entrare, chi stava per entrare. Ho chiamato una ragazza del cinema, tutto così. C'è chi mi ha risposto. Ok, amore, sei tranquilla, la superiamo. Chi era felice, tutto così. Poi all'ultimo chiamo il mio fidanzato e gli dico: amore, ho fatto il test, è positivo. E lui: ah, ok. Com'è, ok? Sei contento o no? Cioè, così al telefono, non potevo aspettare che tornasse la sera perché io non sapevo come avrebbe reagito, dovevo dirglielo subito perché non era voluto. Ma quindi sei contento? Sì, ok. Comunque ora mia mamma è andata a prenderne un altro per sicurezza, poi ti richiamo, ok, fammi sapere. Butto giù. Arriva la mamma, faccio il Clear Blue. Il Clear Blue ti dice da quanto sei, se sei incinta e da quanto, no?
Fate conto, mia madre va in sala, io ci piscio sopra, mi dice subito incinta. Dico, vado di là, la mia mamma, lo guardo un po' così, lei ci fa, vedi, ancora non è uscito niente, vuol dire che allora non sei incinta. Dice, no, no, guarda che incinta è già uscito, ora sta solo aspettando di dirmi da quando. E già c'era scritto incinta 3 più, poi qua vi metto la foto, semmai. Perché quello ormai l'ho buttato, perché lui è rimasto, quello là è stato cancellato dopo un po', essendo elettronico, evidentemente. Ok, da lì, okay, chiamo il mio fidanzato e gli dico, amore, guarda che sono incinta davvero, l'ha confermato, da più di 3 settimane. Ok. Comunque, chiamo mio fratello e chiedi se stasera viene a mangiare da noi. Ma sei serio? Davvero ha detto che... Ma sì, amore, tranquillo, ok, va bene. Dai, ci sentiamo dopo che devo lavorare. Ok, ciao. Butto giù. Dico, vabbè, magari... Pensavo che lo prendesse per il culo, ci può stare. Quindi quando poi arriva a casa gli faccio vedere i due test. Gli faccio vedere i due test, li guarda un po'. Poi mi guarda, silenzio totale. Dico, mio Dio, ora cosa dice? E tu pensavi che ti prendessi in giro, eh? Gli metto di sì, mi guarda, un po' ci fa. Proprio così, pensierosa, ragazzi, così, che dice, oddio, cosa sta per dire? Dice, va bene, però dovrà mangiare quello che dico io, fare quello che dico io, andare a scuola dove dico io, dormire all'ora che dico io, va bene, ok. E niente, quindi da lì, cioè nessuno di due ha pensato all'aborto, nessuno di due ha pensato ad altre soluzioni. Sì, lo si tiene e si, boom, scusate. E boom, e niente, e così è stato. Poi da lì l'ho detto a mia sorella, l'ho detto a mio papà, l'ho detto a tutti gli altri, abbiamo detto ai suoceri, nel senso ai suoi genitori. Tutti contenti, devo dire. Com'è arrivato? Allora, io mi sono sempre chiesto, io ho sempre detto che la gente che diceva, non l'abbiamo cercato, è capitato. Cioè, ma com'è possibile? Ma sei ritardato, nel senso... allora, educazione sessuale, chi non volesse vedere, salti questa parte. Allora, cioè, per fare i figli, sanno tutti come si fa, donna, uomo, sesso, oh, non mi fai dire, oh mio Dio, è arrivato. Invece, raga, nel mio caso è arrivato, nel senso che, allora, io ero ipotiroidea, ho la tiroidite di Hashimoto, che non era curata, perché nessuno, che i valori stavano lì, non rientravano e no. Ha sballato a dicembre, quindi ho dovuto cominciare a prendere la pastiglia. La tiroide mi ha curato quindi l'ovaio policistico, perché avevo l'ovaio policistico anche, che non era dovuto a veramente un ovaio policistico, era una conseguenza di una tiroide mal curata. Quindi curando la tiroide ho curato anche l'ovaio policistico, ma a me nessuno l'aveva detto. Mi hanno detto, ah, c'è l'ovaio policistico, tu prima di rimanere incinta ci metterai una vita, dovrai fare delle cure, quindi figuriamoci, no? Quindi fate conto, io il 1° dicembre smetto l'anticoncezionale e comincio a prendere le pastiglie per la tiroide e delle pastiglie anche per l'ovaio policistico, per vedere se l'ovaio era veramente un ovaio policistico o se pure era provocato dalla tiroide. Quindi comunque comincio a fare una cura, no? Per la tiroide però e per gli ormoni, no? Quindi il 1° dicembre io smetto di prendere l'anticoncezionale e fate conto, la prima volta che poi abbiamo fatto sesso, sono rimasta incinta subito, così. Allora, ma non l'abbiamo fatto dicendo, cioè non siamo andati liberi noi ragazzi. Abbiamo fatto il famosissimo coito interrotto, no? Ok, si fa e poi lui viene fuori. E voi mi dite, ah beh, coglione, non è riuscito a venire fuori. No, è venuto fuori piccino. Solo che durante il rapporto esiste un liquido preiaculatorio che fuoriesce prima dell'effettiva fine, no? Del rapporto. E in quel liquido preiaculatorio ci sono 5 spermatozoi di numero, cioè, se nello sperma vero ce ne sono 1 miliardo, lì ce ne sono 5, quindi c'hai una possibilità su 1 miliardo, no? Di rimanere incinta con quelle. E io, nonostante mi avessero detto che avevo l'ovaio policistico e non potevo rimanere incinta, nonostante fosse stata la prima volta, diciamo, senza l'anticoncezionale, e nonostante non fosse venuto dentro, io sono rimasta incinta con quella sborricchia lì, trasparente. E quindi, cioè, voi direte, vabbè, perché non l'avete mai fatto? Con i vostri ex fidanzati, col coito interrotto, lo fanno tutti, no?
Sì, l'abbiamo fatto, solo che evidentemente sia lui con la sua ex che io con il mio ex, ma tanto sai, evidentemente noi eravamo un po' destinati, lui avrà degli spermatozoi da combattimento, io sarò una macchina della fertilità, cosa vi devo dire? In realtà mia madre mi ha sempre detto una storiella che io poi appunto ho curato sulla mia pelle, che lei in pratica ci deve essere un po' di feeling tra le persone. Allora, lei in pratica stava con questo ragazzo tanti anni, loro andavano tranquilli, liberi, non succedeva mai niente. Allora voi direte, vabbè, uno di due non avrà potuto avere figli. No, perché mia madre poi ha avuto me. E questo ragazzo qua, quando si è lasciato con lei, ha avuto un figlio. Quindi entrambi hanno avuto figli, semplicemente non c'era sintonia. Evidentemente era meglio fidanzato, era proprio destino. E quindi questo miracolo della natura ce lo teniamo. E niente, nascerà a settembre. Siamo già tutti mobilitati in base a lui, intorno a lui, compriamo tutto per lui. Voglio fare questo, però prima devo pensare a lui. Raga, la cosa che mi pesa di più, voi sapete qual è? Voi lo sapete. Non poter mangiare il sushi. Ragazzi, voglio morire. Allora, oggi sono 6 mesi senza sushi. Così. Così, raga, me lo sogno la notte, non vedo l'ora di partorire per poter mangiarmi una vasca di sushi così. E basta, quindi, beh, insomma, queste erano le cose principali, come l'ho scoperto, tutti contenti. E niente, poi nel prossimo vi racconterò bene com'è la gravidanza. E vi farò vedere tutte le cose che vi ho già comprato, cioè, raga, c'è un cassetto solo di robe sue. E basta, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Siete contenti anche voi? Boh. noi vi salutiamo perché ora non sono più da sola. E ci vediamo nel prossimo video. Se volete seguitemi sui social, soprattutto Instagram, perché è lì che pubblico tutto, Facebook ormai non lo considero più. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!